tell you a tale. It took place 360,000. No, 14,000 years ago. Well, to me it seems like only yesterday. Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Joe the Summoner. Qui con me abbiamo un ospite d'onore, attenzione, il fantasma delle nevi. E Wonder Frigates, ragazzi e ragazze, bestioline rare. E andiamo. Sentite che speaker d'eccellenza. Allora, abbiamo un gioco un po' particolare, ovvero il Shaddai. Premo start. Do l'onore di casa a te. Grazie, grazie Joe, sei molto gentile. Gentile a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da sempre, cazzo! Allora, questo gioco è davvero molto 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 particolare. Allora, abbiamo già messo l'audio in giapponese, sì. Quindi puoi partire in quarta così come vieni. Gioco nuovo! Gioco nuovo, no nuovo gioco, attenzione. Mettiamo normale. Sì, per giocatori intermedi. Io non ho mai fatto un gioco facile in vita mia. Manco, io ho sempre cominciato così. Però non c'è difficile, questo mi spaventa. Ma che vuol dire? Ma... perché non c'è difficile? No problem. Everything's fine. Questo è tipo Hercules degli anni, sì. Da Grecia. Questo gioco è a sfondo religioso, diciamo il tema è religioso, quindi è un argomento un po' particolare. E brevemente così, una piccola la trama così, detta in poche parole, noi... Oh che bello. Figo. Noi impersoniamo un messaggero. Oh, sto a giocare. Sì. Questo sarà il tutorial tipo. Oh, minchia. Sono morto, regà. Non ti fa schifare. No, oh, evviva il tutorial, non ti dice un cazzo però. Sono morto, regà. No, a me piace sto gioco. Hey, Wonder Freakers! Chiedi Enoch. Enoch, Enoch. Ah, dovevi tipo morire, per forza. Ah, dici? Sì. No. Non ti arrendere mai, neanche se sei allo stremo. Devi combattere fino alla fine, fino a che non verserà anche l'ultima goccia di sangue. Boh. Se muori in battaglia, premi rapidamente tutto. Devo premere tutto. L1, R1 e quei due okay. Là. Start, salta. Puoi vedere i messaggi per Genex? Momento attenzione archivio. Ah, allora dovevi morire davvero? Mi sa. Va bene. Questa è una cosa utile. Che possiamo rivedere tutti i comandi. Ah, sì, in effetti. Great. Vero. Great. Oh, ah, pensa se andava male. Che cosa succedeva? Che poi great in giapponese, capito? E quindi, raga, cioè... Si è spento il gioco. Perché ottimo? Ah, devi premere, mi sa. Ah, mi sa che c'è... Devi premere tutto. Ha voglia, stavo qua fino a domani. Ci ha detto tipo fino a mo' che dovevo premere. Bellissimo. Allora, noi siamo questo messaggero. Enoch o Enoch, non ho ben capito. Ma che gioco è, raga? Si rifà tutto dall'inizio. Che tutto, hanno giocato tanto. E... siamo un messaggero e dobbiamo andare alla ricerca di 7 Ah no, è strano sto gioco. Porco due. Dobbiamo andare alla ricerca di 7 che sono arcangeli. Diavolo, no. Ne erano 4? No, 4 sono gli arcangeli che stanno dalla nostra parte. Noi dobbiamo andare a trovare italiani. 7 angeli caduti, insomma, che stanno a fare... ma se sono fatti male? Non lo so, e mo vediamo quando li becchiamo, vediamo come stanno messi, insomma. stanno creando un putiferio sulla Terra, mettendo zizzania a destra manca. Davvero? E stanno a fare una rivolta, sì. E quindi, insomma, gli umani si stanno rivoltando contro... gli dei o il dio, ma non lo so quanti ce ne sono in sto gioco. Mo, tanto sono già morto. No, ma credo fosse così proprio la storia, come vedi. Capitolo 0. Ti puoi muovere? No. Ah, no, ok. Capitolo 0. See those figures in the distance? Sì. Pure in cieco le vede. Try and reach them. Allora, okay. Ti puoi muovere? Ancora no. No. Ecco, adesso sì.
Comunque è strano quando si capisce quando giochi, quando perdi, quando... Vabbè, è una cosa... si capisce il cazzo! Vai da... Stronze! Vai da loro! Scappano! Ti do un pugno! Comunque non prendete paura, ragazzi, per... come si può dire? Il concept è abbastanza artistico, è molto visionario, sì, molto. E insomma il tema è religioso, è apposta per noi due che siamo due ragazzi cattolici che vanno sempre in chiesa, no? Porca siamo... madosca. Ho preso ho avuto un attimo di paura, pensavo che stavi a tirare un bestemmione. Oddio. Ma comunque, ragazzi, il gioco è tutto così. Domanda verso le figure. Vedi? No, comunque, tu volevi tanto giocare a sto gioco. Io pure. Sì, e è un ci gioco. Ci siamo ritrovati e abbiamo detto, dai, facciamolo insieme. I frutti della saggezza sono stati creati da Dio. Aiutano la gente, ma possono essere anche sfruttati per fini malvagi. Dipende da come vengono usati. Tieni i nemici lontani da questi frutti durante i combattimenti. Ah, ok. Li devi prendere tu, insomma, prima di loro, probabilmente. So. Ricordiamo che questo gioco è uscito nel 2011. Ah, sì? Così. Bene. 2011. Mm. È stato abbastanza criticato per il suo, comunque, gameplay. Tu stai, tanto giochi tutto, sì, guarda, sì, pure sì. Poi mi spiega a me in caso. E per il suo gameplay un po' monotono, insomma, potrebbe essere alquanto ripetitivo e un po' scarso sotto certi punti di vista, però se lo si guarda con tutt'altri occhi, questo gioco è veramente una... come si può dire... non lo so, è un... per gli occhi è una cosa sublime, sì. Diciamo. Cioè, si capisce in cazzo in pratica, raga. Niente male. E nello staff grafico c'è Sawaki Takeyasu. Ti ricordi che ha fatto? Ah, porco dinci. Tipo, quello ha fatto un sacco dei disegni. È stato, insomma, lo si ricorda per giochi come Okami, quello del cagnolino. Materasso, sì. Oddio, che t'ha dato? Tipo un arco magico. Sì, un arco. Però non sta fermo. E sto... anche Devil May Cry. Mo so forte. Ecco. Quelle sono le sfere che devi tenere lontane dai nemici? Questi devono ammazzarli tutti prima che le prendano. Sì. Io per curiosità ne farei prendere una. Però moro. È vero, no, lascia stava. Cioè, per quanto artistico. Occhio. Mamma mia. Ecco, lo prende. No, ok. Sono tipo i frutti, capito? Le mele di Adamo ed Eva, no? Sembra. Le mele, per le mele. La mela, vabbè, insomma. Puoi richiamare quella cosa. Siccome è appunto a sfondo teologico questo gioco, si passa dalla religione cristiana a quella ebraica. Sì, poi c'è un'altra che non mi ricordo perché non mi intendo. Comunque ce ne sono 3-4, no, non tutte comunque. 3-4? Sì, da quello che ho letto, poi non lo so, mo giochiamo. Ma probabilmente neanche riesco a riconoscerle. Sì, infatti. Tanto che hanno detto che... un trofeo. Ah, il viaggio inizia. Il viaggio è iniziato. Siamo morti due volte, però. A due, non mi ero accorto. Cazzo. No, uno, scusa. Ah, ok. Uno solo. Guarda come sei bello, però, così biondo. Un po'... sembro io 3 anni fa. Eri biondo pure? Sì. Eri ossigenato? No, biondo. Vabbè, giochiamo, raga. Ah, gli arcangeli sono qui. Bello. Matteo, questo Mupi e Matteo finita per tutti. E là si è spenta. Perché si è messa via. Si è messa al culo. Allora. Sei sopra una mano. E un braccio. Sì. You must return the fallen angels to heaven. Però è figo perché per ogni cosa devi interpretare tu, che capito? Tipo, vedi, le dita sono tutte... Sì, è vero. Probabilmente saranno divinità, io non le conosco. Ma in effetti dicono che è anche
non è, cioè, la cosa bruttina è che danno tante cose per scontato in questo gioco, e chi non si intende di, delle religioni in generale, dicono che molte cose ti sfuggono, appunto perché sia a sfondo teologico, però è trattato anche in maniera un po' leggera. Certo, non certo. Ora vabbè, io non sono molto esperto, però tu, ma nemmeno tu meno che meno. E quindi io conosco solo Alvin. Alvin? Sì. Superstar? Sì. Anelli di Michael. Michael! Questi anelli tengono legati gli angeli caduti nella prigione. Finora non sono mai stati usati, quindi assicurati di fissarli ben stretti. Mm. Occhio a non lasciarli aperti e non ti preoccupare di usare le maniere forti. Ok. Devi devi rompere gli anelli? Sì, ok. E uno. Ah, Azazel. Non è braccio destro, no? Vedi che erano divinità, c'avevo ragione io. Ma questi non sono i sette angeli? 9. 1. No, sono 5 dita. Sono 5. No, dico, non è che ha 7 dita sta mano. Ezechiele, oh, questo conosco. Ezechiele. Ezechiele, come cazzo si chiama? Ho sentito però. Ok. Sentito. Questo chi è? Il birulino. Armoros. Vediamo se riesce a farlo pentire, capito? T'ha detto a farlo pentire. Allora, mi sfida. Siamo a 3, eh? Tengo il conto io. Sì. Questo chi sarà? Questo è Sigismondo, secondo me. Sarà farà pingolare la sua idea di amore. Ma questi sono quelli che devi sconfiggere, mi sa, no? Mi sa di sì. Noi non so. Questo era il quarto? Sì. Il quinto, vedi, quello è il sesto, sono i sette angeli caduti che dobbiamo prendere. Arachidi! No, non possiamo permettergli. Che ha detto? No, scusami, ah, non ho niente. Ah, c'era Arachidi. Vedi, è questo qua il sette, poi quell'altro là. Sono i sette angeli. Baragwe, che c'ha sette dita? Magari non è. Non lo so. No, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'hai ragione te. No, siccome diceva che dovevi cioè fargli qualcosa di brutto, allora ho pensato che fossero i 7. Il capo. Samiyaza. Lucifero. No. Samiyaza. Che c'entra Lucifero? Non è l'angelo caduto sulla terra. Del più. Occhio. Oh, mi hanno trovato. Ma che è? Che è il T-1000 del Terminator? Oh, balla! Dai, fagli vedere con la tua arma. Mamma mia. Magie. No, per ora no. Però io lo. Ma solo con un tasto si. Sì, quadrato e triangolo. Fiamma sacra, veramente la verità. Latenti di E non c'è. Quindi c'ha. Mai sentito? Non lo so. Vabbè. Quindi c'ha più latte adesso. Attenzione, ti eri accorto di quello dietro? Certo. Una mossa fulminea. Ah, vedi, più sfere assorbo. Più assorbo? Sì. E più le abilità se. Che abilità? Hai visto quando ho raccolto le sfere? Sì. Le abilità latenti di Enoch. Ma quali? Sono cose che dici più avanti forse devi o comprare o cose così. Può essere, però questo gioco non si capisce il cazzo. Vabbè, siamo all'inizio, magari un po' così. Un po' particolare. Quindi con un sei un ninja, sei, porca miseria, ninja delle nevi. Il ninja delle nevi. Quindi scusami, sì. Perché io prima ero distratto un attimino. Mm-hmm. Con un tasto solo si attacca. Con quadrato e il triangolo si attacca. Ok, scusa, il triangolo fa il colpo pesante e il quadrato è quello leggero. Ma no? Sembrano uguali. Sembrano uguali, con X salti, poi può fare il doppio salto. Ok. Il cerchio non mi ricordo, non l'ho mai usato. Non importa. Ah, il cerchio si salta uguale, mi va. Ok.
e i tasti dorsali li ho usati. Mai. Cioè l'ho provato a usare, ma... No, l'ho usato, ma ha fatto qua super... Quando mi ha detto che sono... Ah, ok, forse è una presa. Oddio, che è? Mi ha spaccato fuori tutto? Ha spaccato tutto? Cioè, non capisco. Sentite che colonna sonora comunque, ragazzi, eh? Molto evocativa. Sì, mi ricorda... Magari se un giorno, non so, sei stanco, non vuoi andare a messa, ti accendi il gioco qua e... Ah, mo devo decidere dove andare, tipo... Non lo so, perché se questo è il boss, non lo potrei scegliere, perché sarà l'ultimo, quindi... Forse ti... Non lo so. Ah, no, mi sa che devi andare... Devi scendere, andare lì. C'è quella stradina in alto. Ecco. Hai altri amici. Volo. Grande! A che servono sti cosi? Non si sa. Le nostre voci illumineranno il tuo cammino. E io sto ammazzando le voci. No, credo che... Ah, i uccellini, tipo. No, neanche, forse... Cioè, guardate che scenario. In effetti. E ancora niente, perché si passano su... che è? Due, tre... No, tre, quattro mondi. No, aspetta. Perché erano? Mi sto confondendo, scusate. Insomma, sono vari mondi e tutti hanno il loro stile. Per richiamare anche un po'... la religione, vabbè. Ah. Tematiche religiose. Io sono curioso di vedere la religione cristiana. Non so se... Cioè, dovremmo anche riuscire a riconoscerla. Cioè, non credo sia questa, comunque. Lo scenario ora, non lo, ora credo sia il capitolo zero. Cioè, è appena iniziato. Probabilmente non ha a che fare con niente. A parte i sette angeli caduti, non so se ha a che fare con qualcosa. Non mi ricordo... Nell'ebraismo cos'è? C'erano sette passi da fare? Erano 5, non ricordo, vedi, faccio confusione. No, io non so. Nella cabala, no? No, che serve quella di Evangelion, poi non so se mi hai visto l'anime. Sì, beh, anche quello bello. È il tema. Comunque io conosco Buddha, Maometto. Quindi, okay. Ah, questo è il tema di Maometto. Sì. Perché c'erano le montagne prima, visto? Tipo questa è una montagna. E noi siamo andati a Maometto. Ah, se il momento non va alla siamo montagna... andati ai monaci. Che, che coglione. Per forza, raga. Oddio, questo è so vuoto, che labbia. Porca due. Questi sono pippi. Figa, escono fuori come... Hai mai giocato a Dico? No, ho giocato a Limbo. Limbo... È un indie. Sì, no. Sì, ci ho giocato. È molto particolare. Vengono fuori tipo... No, forse anche su Kingdom Hearts vengono fuori così. Ah, sì, le ombre, cazzo. Sì, tipo... Il gioco spettacolare, oh. Basta, questo gli faccio la tua. No, non l'ho preso. Ci sale sempre? O cioè, è come una presa? Beh, è una super prova. Nello schermo non si vede... Attenzione! E che è sta cosa? Ecco, è bloccato. Ecco. Allora, finalmente. No, il tutorial ogni tanto si fa vedere. Col purifichi i nemici, la tua arma accumula la loro malvagità e tuttavia è possibile purificare le armi in tuo possesso. Prendi coraggio, Enoch. Solo tu puoi purificare le armi. Tu, il prescelto di Dio. Quindi, okay. Vabbè, c'è scritto. Sì. Quindi? E start e cominci con L1, vedi che succede. L1. Aspetta, mi ho messo sotto l'istruzione. Oddio. Ho premuto L1. Ah, hai purificato la tua arma che era rossa. Ah, malvagità. E mo diventa... Ce l'hai. Candida, capito? Bravo. Bravo, hai vinto. Grande. It cleanses all things vile. Bravo! Che storie. Ha detto bravo perché è religione cristiana questa. Ah, dici? Non lo so. Ma li fai più... Allora, quando equipaggi un'arma puoi muoverti in modo da sfruttare al massimo la tua potenza. Quando sei a mani nudi puoi schivare gli attacchi nemici girando su te stesso. Mosse speciale R1 più X.
Che sei? Difesa più salto. Ah, R1 pari. Quindi di per sé para, giusto? Sì, ah, para. Okay. E poi con X fai una mossa speciale. Con X e faccio la direzione che voglio. Ah no, forse quello è schiva, mi sa, eh. E questo già l'ha detto. Vabbè. Non so, boh. Ma vedi. Queste ti fanno l'arma cattiva? No. No. Quando vuoi giocare a te? Un pochetto? No, no, no. Io casomai faccio un secondo episodio. Ok. Perché sì, ragazzi, non l'abbiamo detto, ma avremo intenzione di fare il playthrough, diciamo. Quando che... questo attacco infligge molto più danno che quello normale. Abbinano alle mosse normali per ottenere risultati eccezionali. Perfetto. Difesa più attacco. Lo provo subito, Carco. Madonna, non so se è in combo. Orco. A buffo. Mamma mia. Oh, la parata impatto gli ho fatto. Oddio, oddio. Ha assorbito l'energia malefica, visto? Ah, ma quindi in modo dovresti ripurificarla per non so, per non so che male. Non so se fa più male. Come sa di sì, dice che non mi ricordo, aveva detto che farlo è molto meglio. Ti rendi... tipo non avere paura che solo io posso farlo. Magari se la ti ricordo. Oilà. Purifico. Può darsi poi che... non so se cambiano le mosse o cose di questo genere. Magari a seconda dei mostri devi usare uno o l'altro. Vedi, c'è il salvataggio automatico? Hai visto? No, non l'ho visto, però molto bene. In alto a sinistra c'è il salvataggio. È scritto tutto col cellulare, ma è possibile? Sta litiga con la ragazza questo, vedete? E dice, non ti fidi da me? Cazzo! Non era tutto bene. Non è vero, cazzo! Dimmi la verità, dove stai? Per me... se viene il potere di mai dirti, no? Per me è Dio che gli dice che sta a fare. Minchia, visto? Cazzo, è Dio! Gli stava chiedendo come stiamo andando. Ci vediamo... ah, questo... quindi è anche presa in modo un po' sciallo, così, capito? Friendly... è un'offesa alla religione, raga. No, perché? Lascia mai il compito di salvare i tuoi progressi. Fammi un fischio quando mi vedi... e sarò il tuo fidato messaggero. Vedi, con questo salvi la partita. Lucifer. Vedi, salva la partita. Ma non è cattivo, non era cattivo. A 50 salvamo? No, no, no. 2, 1, 2, 1. 1. Non fare il mattacchione, non fare il mattacchione. E no. Quindi, bestioline rare. Va bene. Enoch, you can see Lucifer. E certo che lo vedo. Vai, abbiamo un'altra decina di minuti. Guarda come cammina. Sembra sembra essere cagato addosso, raga. Corretto. Guarda. Vedi, poi ha realizzato che si è cagato addosso. Oddio, devo ancora al bagno. Qua non ce ne sono, devi fare tutto al volo. Ah, ci sono due strade, mi sa qua, a destra e a sinistra. Andiamo... dove andiamo? Dove ti pare, non so. Magari è chiusa. Andiamo a sinistra perché sono mancino. Ok. Sei mancino? Ah, voglia? Vedi che sto giocando... no, sono mancino veramente, però. Ah, ok. E il mancino è la mano sinistra. Ma con del cos'è diamo. Che ti fai? Qua a destra? Cioè, era un periodo che mi facevo qua a sinistra. Oh, Gesù. Questi si rompono. Ormai so tutto, raga. Cioè, stile di gioco. Cioè, è un misto tra GDR. E non lo so se è un GDR perché ancora non. Sì, infatti. Poi tutte queste palline che prendi e vedremo più avanti cosa. Poi è un misto tra futuro e passato messi insieme. Cioè tipo, hai visto tipo, che ne so. Stai a flash out. Sto trippato, raga, ma che so fa? Entra nel tunnel. Vedi, qui c'è un video. Attento a quale via scegli. Visto, te l'avevo detto, quindi tu hai preso quella sbagliata e devi andare a destra. Giusto? Secondo me c'è sta trolla. No, prima questa è la stessa di prima, no? Secondo me è uguale, solo che è diversa. Non lo so, fai tu. Andiamo a sinistra. No, perché sono sti giochi mi intrippano troppo. È come la casa
Gemini, capito? Sì, come gli dello zodiaco, capito? Mi sa che era infatti quella. Infatti, questo è Crystal, sta andando. Si somiglia a Crystal. Cazzo, proprio. Pure come core, oh. È vero. Comunque, vabbè. Sassia! Grandissimo. Nuovo duetto. Sì, mi sa che era la stessa, c'avevi ragione te, Gio. Ah, non ti fidi di me? Mo me fido. Guarda, mo mi ridice. Ho sbagliato sta domanda. Ma allora si sfuma. Sì, però io che cazzo ne so che... Guarda le cascatelle. Scelgo sangue. Scendo sangue. Me butto? Non può. Non lo so, magari eviterei. Non è scritto. Devi solo scendere, mi sa, Scendo. Vedo proprio. Bello. Scendo di qua? Sì, sì. Oddio. Mo? Scendo giù. Oh là. Chi è? Cioè, colori strani. Cioè, la grafica non è che è brutta, l'hanno fatta apposta così. Sì, sì, sì. È molto particolare. Io ancora, infatti, prima. Ancora non abbiamo visto niente perché stavo proprio. Esatto. All'inizio. Esatto. Guarda come fuma. Gli fumano i capelli. Sta andando a fuoco, tipo. È troppo biondo. Oddio. Ecco, siamo morti. Tutto prima di nulla. Ah, questo è quello dell'inizio che t'ha ammazzato. Quello che mamma Sofia della mignotta. Che t'ha detto? Cosa ti porta fin qui, mi dice. Ma è un angelo secondo te questo? Ma c'ha la coda lunga. Oh, questa mano. C'ha 5 diti. Quindi non ha misericordia. Calcola lo strippo. Forza, meglio di prima questo c'è. Io faccio la voce di Enoch, calcola. Che tipo una giornata scura ne sta. Si è esploso. Ha capito che chi c'ha che fa. Se l'ha data. Ah, ma era lui che si è materializzato, diciamo, questa. Tipo il viaggio fantastico, l'hai mai visto? È un. È un Disney, mi pare. Non so di sì, però. Che c'è il re sciame. È bellissimo, raga. Pollicino in su per viaggio fantastico, ragazzi, ragazze. Non esiste più alternativa. Senti il rumorino delle mosche proprio. Sì. E già quando c'è una mosca in cameretta me lo del culo. Ma noi abbiamo messo la voce in giapponese. Tu mi hai detto che eri sicuro, no? Sì. Pensate no, sai. Probabilmente. Senza mai dal secondo. Dal secondo tutto il Giappone, raga. Ok. Queste cose, queste sfere te le deve far usare però in qualche modo. Sì, infatti le più il più possibile per essere sicuri che sei io. Perché non. Strano che ancora non ti ha detto nulla poi riguardo. O uno o l'altro, oddio. La mano più mobile ti permette di rimanere in aria più a lungo per un lasso di tempo. Ok. Quindi ti fa planare tipo. A mezz'aria? Ah, tengo un premuto. Sì, sì, sì. Prova. No? Sì, sì, guarda. Vedi che plana un po'. Allora, se faccio il doppio salto è così. Ok. Se tengo premuto, vedi. Vabbè. Vedi tipo l'arma che sì, mi fa da ombrello, tipo. Sì. Tipo pazzi dei neve. Che sono siti? Sì, sono il fantasma dei neve. Ok. Qua non c'è niente. Ti tocca salterellare. Sì, mi tocca rischia. Mamma mia, ho avuto paura. Guarda, spericolato ninja. È questo? Un cuore. Un cuoricino, un pollicino. Luce guaritrice, ripara la tua arma. Armatura. Ah, scusa. Niente. C'ha ragione, grazie. Armatura. Ma il problema, scusate se mi fermo un attimo. Sì. Non c'è né a barra da vita, né a barra di cazzo. E mi pare di aver capito che prima. Io. Ti ricordi quando. Sono morto, regà. Ti ricordi quando ti ha ammazzato
cioè quando l'altro tipo te le ha date di santa ragione? Beh, santa ragione, ah, tutto tema religioso. Ecco, tu ti ricordi che hai perso l'armatura prima e poi sei morto? Tipo come Ghost and Goblin, quel gioco... Sì, ammazza. Quindi credo che ci sia questa cosa qua, che se tu la perdi e poi la puoi riacquisire, insomma, in qualche modo. Hai ragione. Guarda che figata. Guarda che figo. Bello, mo salva, quindi direi che abbiamo anche finito per questo primo episodio. Mi riconosci? Sente, che cazzo è so. Ma è finito il gioco? Mi sa. Guarda che li picchi quelli, mi sa. Mamma mia! Porco dinci, regà! Ma come sta? No, regà, questa è la presentazione. Guardate, ma come vedete fanno... Cioè, è proprio uno stile allucinante. Cosa? Guarda questo. Bam! Spero che troverai quello che stai cercando. Tu gioca, io ti leggo, ok? Sì, se sì. Non ti perdi nulla. Non c'è fretta, abbiamo molto tempo. In effetti abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ci sono i disegni manga intanto dietro che... No, è spettacolare. Cerca la torre, gli angeli caduti devono essere lì. Nel frattempo vediamo i credit. Ah, 10 years. Che senso? Ah, stai viaggiando nel tempo, dici? Sì, prima ha fatto tipo un anno e mo 10. No, no, è il gioco mio preferito. L'esistenza della torre è una... Porca miseria, scusa, mi sono distratto a guardare i disegni. Perdonami. Non ti preoccupare. Ora basta, se rimango sarà la fine per me. Ma con chi sta parlando? Ma con Gabbiano, se ti caghi in testa. Non temeri, quattro grandi quanto angeli è brutto sono questo. Al tuo fianco. C'è un tumore nelle guance questo. Ok, abbiamo quattro angeli comunque, gli arcangeli, che sono dalla nostra parte. Dai. 25 anni. Mi sposerò presto. A differenza tua, io invecchio. Com'è che tu non invecchi? Vampire. So Dio, so Gesù, so... La vita eterna è solo una leggenda. Mostra a Aped cos'è la mortalità. 60 anni, quanto vive questo? Hai ricevuto il dono dell'immortalità? La tua missione terminerà nel momento in cui troverai i caduti. Ah, quindi sta parlando a noi? No. Sì, e l'altro io? Io non mi muovo da qui, questo è quello che ci sta. Lucifer, no? Ah, Lucifer è quello che ci fa salvare. Midrasche. Raphael. Ma vado, è andato troppo veloce però sto sottotitolo, ragazzi. Vabbè, andate indietro un attimo. E ho rileggete. 100 anni. Porco due, fammi grattare. Ma perché sto qua arrivato sempre? Scommetto che sono qui nei paraggi. Ah, li stiamo cercando nel tempo, tipo, 200 anni, raga. Vengo dalla torre. 227. 269. Quando smette. Oddio, panico! 284, 300! Ma questa qua era una super, questa che si è caricata con tutta la luce colorata? No, quella è perché mi è diventata l'arma rossa. Ah, ok. Adesso la ma ci dire. Fai caso o fai più male con questa qui? Ma sa che faccio più male con questa blu. In effetti 4 colpi sì, sono morti, 3-4 colpi sono morti. Sì, in effetti. Eccolo qua, Director Character Design Sawaki Takeyasu. Oddio, che flash. Non so se devo Questo è un anello per domarli, l'altro per... Cos'è? Per com'era? Domarli e? E un altro per concatenarli e... Cioè, eccolo, ne è uno anche apprezzo. No, mi sembravano un po' quelle cose. Guardate che ambientazioni! Cioè, ma non questo è un po' africano? C'è una religione l'Africa? Che ne so, un momento. No. Arieccolo. Saving, io direi che allora possiamo fermarci qua, che dici? Oppure lo uccidiamo? E poi quando salverà? Ecco.
Vai, vai, casomai divido in due se troppo vedo che posso fare. Okay. Tanto si ammazza. Tanto questo. Stai a morire un'altra volta. Tanto questo ci riammazza, raga. Niente, oh. Niente da fare. È un porculo. Troppo forte. Ucciderissimo boss. Oh. Mi ha rotto l'arma. Eh sì. Che ha spaccato fuori tutto. This is the last time you will see me. Boh. Ah, per fortuna, perché do sennò not make the wrong choice again. Ah, ti ha detto che. Aspetta, chi è questo? È Dio che ti parla? No, mi sa che era quello che mi ha ammazzato. Ok, direi. Ha salvato qui. E allora, ragazzi, spero che. Vabbè, abbiamo visto poco, perché abbiamo visto poco. Non è. Ancora il tutorial deve finire. Pensa un po'. Che il tutorial più lungo della mia vita, non so te. Ma io penso che è sempre un tutorial. Finché non finisci? Sì, perché è un gioco troppo. Cioè, non puoi prevedere un gioco del genere, capito? Non si sa mai. Non so, è da vedere, quindi. Spero che vi sia piaciuto. Noi continueremo la saga, a meno che non riceviamo troppi insulti. Allora blocco tutto. E mi raccomando, mettete un bel pollicino in su a Lega Gamers. Grazie, ovviamente, ragazzi, ci sarà in descrizione anche il link del fantasma delle nevi. Ti ringrazio per la partecipazione. Grazie a te, Joe. E Wonder Frigates a tutti. Ciao, ragazzi, bella. Ciao.